Amici di Sport Perugia TV, bentornati per l'ultima puntata del campionato regolare per quanto riguarda la Serie B e il Perugia Calcio. Abbiamo con noi Danilo Tedeschini che torna a farci visita, un Danilo Tedeschini molto carico per questo finale di stagione, punto interrogativo. Sì, ciao Nicolò e buonasera a tutti i telespettatori. Carico a pallettoni dopo la sentenza del Palermo che ci ha garantito al momento, dicevo io, la possibilità di giocare il preliminare, ma per quanto successo dopo, cioè parlo delle decisioni della Lega di B che io trovo veramente allucinanti, in quanto non danno la possibilità al Palermo di poter usufruire dell'appello che ci sarà probabilmente all'inizio settimana, avendo deciso che i play-off si giochino subito da venerdì e sabato prossimo, e ancora di più per il fatto di aver cancellato con un colpo di spugna il play-out, facendo retrocedere il Foggia e salvando la Salernitana. E questo lo trovo una cosa veramente indecente, che quantomeno davvero singolare, calpesta tutte le regole, e ormai non c'è più la certezza del regolamento. Uno si iscrive a un campionato, l'abbiamo visto già da quest'estate con la Lega di Serie B, che ha portato il torneo a 19 squadre, anche se quella volta fu l'assemblea di Lega a decidere. Stavolta invece sono stati solo i 5 presidenti più gli altri 2 consiglieri a decidere una cosa che un'oligarchia non sta né in cielo né in terra. Sì. Perché qua non si tratta di essere tifosi del Perugia, ma di essere persone un po' con un sale in zucca. Quindi fa piacere che il Perugia va al playoff, ma questo non significa che la Lega di B possa fare quello che vuole, danneggiando squadre come il Foggia e non permettendo al Palermo, che al 99% sarà condannato, perché è giusto così anche nel processo d'appello, ma sì. Tu a un condannato a morte non gli puoi tagliare la testa prima di che venga effettuato il processo d'appello, e questo è quello che succede. Quindi che poi a noi ci va bene, questo è un altro discorso, però prima di essere tifosi, prima di essere giornalisti, bisogna essere uomini e avere la dignità. Beh, c'è anche la questione più che altro play-out, oltre che play-off e l'accesso magari... Ah, il play-out è ancora più grave, perché il regolamento dice che il play-out non si può disputare soltanto se ci sono più di 5 punti tra la quart'ultima e la terz'ultima. Questa condizione non c'è? Non c'è, quindi il play-out va disputato. A parte che poi c'è un ricorso in ballo del Foggia precedente, che sarà discusso venerdì, sulla restituzione del punto, che in quel caso, stante l'ordinanza della Lega di B di ieri, condannerebbe alla retrocessione senza play-out, visto che non si dovrebbe fare, la Salernitana, ma permettimi di dire che siamo molto scelti. Oggi il Fatto di Quotidiano è uscito in edicola sulla pagina sportiva con un articolo di un collega che adesso mi sfugge il nome, in cui parla di Lotito come del deus ex machina della Serie B, cioè quello che fa e disfa. Questo ha scritto che fa il buono e il cattivo tempo, buono e cattivo tempo, tramite il cognato, tramite anche altre persone. Bene Danilo, adesso quindi magari questo, io mi auguro che Gravina, che sarebbe ora che uscisse dal letargo in cui sembra piombato da quando è diventato presidente della federazione, ci metta una pezza e
il play-out vengano bloccati e rimandati fino dopo a la sentenza. Ci siano queste sentenze. Senti Danilo, vorrei un attimo riavvolgere il nastro e tornare anche a parlare chiaramente, fare un commento sull'ultima parte del campionato. Perugia-Cremonese, il Perugia ha sfoderato una grande prestazione, Cremonese un po' dimessa, non lo so come l'hai vista te, comunque sia la bontà e il buon spirito della squadra di Nesta si è visto. È stata la partita più bella di questo campionato, secondo me, del Perugia, perché almeno del giro di ritorno, dove in casa abbiamo vinto 3-1 anche con Livorno e Salernitana, ma qui il tasso tecnico degli avversari era decisamente superiore, anche perché anche loro si giocavano questo nono posto che poi è diventato ottavo grazie alla decisione del Tribunale. Sicuramente la Cremonese ha pagato, come l'aveva pagata anche la settimana prima col Brescia, una grande rincorsa che aveva fatto, e sul piano atletico non era brillantissima. Ciò non toglie che il Perugia ha dimostrato, anche grazie all'innesto di giocatori nuovi come nuovi, di freschi come Kuan a centrocampo, di essere in palla. E ha dominato la partita, anche se è riuscito a segnare soltanto a 5 minuti dalla fine il gol del 2-1, però ha creato diverse occasioni. Vittoria meritatissima. Siamo sempre lì che noi sprechiamo, certo, però alla fine la palla è entrata e ci ha permesso di vincere. Comunque piccolo della Cremonese, ogni volta che ci incontra, anche quando era a Lanciano, lo Spez, sempre grandi gol contro di noi. Sempre grandi gol, libero di tirare due volte dal limite dell'area, una volta è stata respinta, l'altra volta ha trovato il pertugio giusto, dico io, anche grazie allo schermo che aveva fatto Montalto, che era in fuorigioco passivo, era fuorigioco attivo, secondo me la rete poteva anche essere annullata. Comunque è andata bene, abbiamo vinto e adesso giocheremo sicuramente col Verona, non sappiamo se venerdì e se sabato subito o se l'altro sabato, se i campionati, come alcuni rumors provenienti da Roma lascerebbero intendere, potrebbero essere bloccati. Ci sono i ricorsi al TAR sia del Foggia che del Palermo, ma oltretutto pare che ci sia anche, finalmente lo ripeto, o forse una presa di posizione della FIGC che in questi minuti noi stiamo registrando nel pomeriggio, potrebbe rilasciare qualche dichiarazione. Eh sì, è una situazione molto particolare, in divenire, tanti colpi di scena, facciamo fatica, diciamo, talvolta anche stare dietro a tutto questo bombardamento di notizie che si susseguono, di rumors. E io ti chiedo, anche per concludere, in tutto questo calderone che si è creato ancora una volta con la Serie B, che è iniziata nel caos, è finita nel caos, possiamo dire, gli allenatori, a partire da Nesta per esempio, quanta difficoltà incontrano a preparare partite del genere, che non si sa neanche se si svolgeranno, quando si svolgeranno, a tenere sulle corde la squadra, a non far sì che non ci siano cali di tensione, come, quanto si lavora male? Difficilissimo, allora, perché ieri credo che si siano riposati, non lo so, sì, una giornata di riposo e oggi tornano, perché pensavano che si giocasse magari più là. E poi ieri sera alle 8:30 hanno saputo che si dovrebbe giocare sabato, addirittura l'altro playoff venerdì. Ma non è sicuro nemmeno questo. Oggi si allenano in funzione di questo, poi magari arriva la notizia che il tutto è bloccato. Non so come gli allenatori possano gestire una situazione del genere. E quindi in questo senso fa specie la denuncia, tra virgolette, diciamo, un po' spartita di Serse Cosmi dopo Venezia Pescara, credo, che aveva fortemente criticato questo sistema, questo modo di gestire il format della Serie B. E permettimi di dire, il Venezia si è salvato, ma conoscendo Serse Cosmi non è per niente contento di come vadano queste cose. Conoscendo Serse Cosmi sono d'accordo anch'io. Meno sul presidente Tacopina, che è responsabile della situazione in cui si è trovato il Venezia. Certo, questo chiaro. Al pari del presidente Santo Padre, della situazione in cui si è trovato il Perugia, parlo
del nono posto sul campo, poi trasformato ad otto, per le grosse lacune, per la sperare nella salvezza da parte del Venezia, per sperare in un accesso al preliminare sul campo da parte di Santo Padre. Senti Danilo, voglio concludere con un altro ex grifo. Sì. Fammi ringraziare Alessandro Nesta, perché se siamo arrivati noni e poi ottavi grazie al tribunale, c'è tanto di suo che è riuscito ad ovviare con il lavoro, con l'intelligenza e con tante virtù, tante qualità, facendo gruppo alle grosse lacune, almeno in tre reparti, ma di questo ne abbiamo parlato per tutto l'anno. Perugia si è trascinato per tutto. Senti, Danilo, un altro ex allenatore del Grifo che ha veramente fatto, a mio avviso, un'impresa è Roberto Breda. Ha preso un Livorno che era spacciato, è riuscito a salvarlo senza, diciamo, scalare attraverso una retrocessione del Palermo. Il Livorno allo scorso weekend, finito il campionato, era salvo. È il secondo miracolo consecutivo che fa che fa Breda. Ricordiamo che è arrivato a Livorno dopo la sconfitta interna proprio col Perugia, in cui era ultimo staccato già a novembre con solo 5 punti, è riuscito a salvarsi. È un'impresa stratosferica, a mio parere, come lo era stata quella dell'anno scorso a Perugia, quando è arrivato a Pian di Massiano con il Perugia ai limiti della zona play-out e con uno spogliatoio a pezzi, dilaniato dalle polemiche, è riuscito a fare quadrato e a portare la squadra al preliminare matematico con due domeniche di anticipo. Questo l'avevo, per me, scusa se lo aggiungo, lo avevo scritto dandogli 9 sul mio punto, che questa settimana è un punto non della giornata, ma è un punto alla... Troviamo difficoltà anche a lavorare, no? È un punto anche al campionato, ma che non ho ancora pubblicato perché, visto tutte le vicissitudini, sinceramente, di dare delle valutazioni al Foggia, al Palermo... È difficile perché tutto dipende... del campionato dipende tutto da eventuali decisioni ulteriori dei tribunali. Certo, riassumendo. Quindi lo pubblicheremo appena sarà appena possibile, assolutamente. Certo. Complimenti ad Alessandro Nestra, Roberto Breda e anche Serse Cosmi, che comunque sia prende sempre situazioni spinose, ma ha il merito di crederci sempre e comunque. Grazie Danilo per essere stato con noi. Ovviamente noi non è che lasciamo i nostri spettatori, c'è ancora tanto da dire sui tribunali, purtroppo le aule dei tribunali, noi speravamo solamente in quello del rettangolo verde, ma purtroppo le cose non cambiano. Non cambiano perché questo, come ripeto, ci ricito l'articolo del Fatto Quotidiano di stamattina, è l'annus horribilis per la Serie B, cominciato nei tribunali e finito nei tribunali, senza la certezza dei regolamenti. Tutto ampiamente condivisibile. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Un saluto a tutti i nostri spettatori che possono seguirci, lo ricordiamo sempre, sulla pagina Facebook di sportperugia.it, ma anche sul canale YouTube. Grazie e buona serata.